Amici di Focus Sottostante, ben ritrovati. Si apre con un profondo segno meno la prima seduta di questa settimana, figlia anche di quanto accaduto nella scorsa ottava, soprattutto nelle giornate di giovedì e di venerdì, che hanno segnato un po' uno spartiacque, temiamo anche non di brevissimo periodo, sul fronte dei listini azionari, soprattutto sul fronte del vecchio continente, che vediamo scambiare attualmente circa a metà seduta oltre il meno 2% di performance negativa. Non fa eccezione il nostro FTSE MIB, meno 2,5%, ancora poco lontano dai minimi intraday. Meglio fa il DAX, meno 2,2%, ma si tratta comunque di frazionali differenze. Listini presi di mira dalle vendite dopo non solo le parole di Christine Lagarde e le decisioni quindi di politica monetaria dello scorso giovedì, ma anche in risposta a un sentiment sull'economia di fatto non più neutrale o tendenzialmente negativo, ma stretto nella morsa tra un'inflazione che in America, con una Fed già ampiamente avanti sul fronte dei rialzi dei tassi, un'inflazione che non si arresta. Quindi anche sul fronte del dato di venerdì, insomma, abbiamo registrato un'inflazione che rimane ancorata sui massimi, e soprattutto sempre di venerdì, qualche ora dopo il sentiment dell'Università di Michigan, che ahimè ci parla di un'economia in piena recessione. Quindi anche oggi letture di questo dato si sono avute anche sui listini dell'Asia Pacifico, un Black Monday di fatto che porta i listini tutti a scambiare in profondo rosso, e anche dalla portata di questi dati ne sono la riprova anche la posizione dei future americani, che nel pre-market già lasciano sul terreno, guardando il Nasdaq, oltre il 3%. Nasdaq meno 3,2%, S&P 500 meno 2,5%. Si arresta circa meno 2% la performance negativa del Dow Jones, di fatto a un'ora e mezza dall'apertura del mercato statunitense. Pesano, e torniamo sul vecchio continente, il meno 2,6%, ovviamente le pressioni sul fronte di tutto il settore finanziario e delle banche, ovviamente presente in maniera predominante sul nostro FTSE MIB. Ecco spiegato, questo meno 2,6% è il peggior indice, diciamo, dei listini più capitalizzati del vecchio continente. C'è anche il meno 3 dell'AEX, ma insomma, parlando dei listini più capitalizzati, sicuramente è il listino che perde di più. Allora, per cercare di trovare anche una chiave di lettura sul fronte di un minimo di operatività, per quanto mi riguarda, insomma, lascerei stare per il momento tutto il comparto del vecchio continente, dove abbiamo già visto, ecco, tornando a quanto accaduto giovedì sul fronte della BCE, BCE che ha rimandato il rialzo dei tassi di interesse ai prossimi meeting, ma si è dimostrata sicuramente più reattiva, più un movimento un po', che il mercato non si attendeva, perlomeno di queste parole, sul fronte anche di quei salva spread che in realtà, ecco, pesano come un macigno soprattutto sulle economie periferiche del vecchio continente, Italia inclusa. E questo, insomma, ha fatto sì che abbiamo assistito a movimenti abbastanza importanti anche sul fronte delle curve dei tassi di interesse dei relativi paesi. Abbiamo il BTP decennale che ha aggiornato i massimi da diversi anni davvero, e la situazione, insomma, è in divenire. Quindi attenzione anche sul fronte del vecchio continente. Dicevamo, proprio per questo ci spostiamo su asset americani, che secondo noi potrebbero reagire un pochino meglio rispetto a questa situazione. Allora, seconda premessa: abbiamo tanti titoli e tanti indici di fatto già ampiamente sotto i
i supporti di breve termine, l'unico che ci troviamo di fatto a contatto è attualmente il Nasdaq, che rappresenta il sottostante di oggi. Andiamo anche leggermente, no, più che leggermente contro trend, ma e questo significa che la nostra operatività disegnata è a rialzo, proprio perché ci aspettiamo tra un'ora e mezza in un open che potrebbe, come dire, far rimbalzare l'indice di qualche centinaia di punti rispetto a questi livelli, che come vedete rappresentano anche i minimi di maggio scorso. Quindi stiamo scambiando questo, vi stiamo facendo vedere il future ovviamente sui minimi, ecco, precisamente toccati, ecco, andiamolo a vedere nel dettaglio, precedentemente toccati, ecco, il 20 maggio scorso. Quindi non ci stiamo allontanando da questi livelli, stiamo aprendo già meno 3, mi attendo da qui magari un piccolo rimbalzo da poter sfruttare. Tornando all'indice, che non sconta ancora ovviamente questi 358 punti di discesa nel pre-market, quindi staremo già, insomma, su quest'area violata qui. Dove possiamo aspettare l'indice? Ecco, guardando magari il ritracciamento di Fibonacci, insomma, andremo a sbattere a 10.600 punti, forse un po' troppo. Ci sarebbe in realtà questo gap ma aperto e mai chiuso dello scorso ottobre 2020, area di punti indice 11.230 punti circa, che secondo me insomma varrebbe la pena, qualora lo scenario rialzista, diciamo in termini di rimbalzo rispetto all'open, non dovesse verificarsi, magari stringere i denti e andare a controllare cosa magari accade su quest'area qui, quindi che a mio avviso rappresenta l'ultimo baluardo di perlomeno nel breve termine. Quindi sfruttiamo magari un'operazione mordi e fuggi per un rimbalzo in open, o anche in caso di ulteriori discese magari vale la pena rimanere in sella per altri 180-160 punti per vedere come ci si comporta rispetto a questo livello qui. Questa è l'operatività, cerchiamo ora di andare a vedere quale potrebbe essere, insomma, il prodotto più congeniale a questo tipo di operazione. Quindi spostiamoci come sempre ora sul sito internet dell'emittente. Allora, eccoci sul sito internet di Unicredit. Allora, in alto a sinistra sul filtro andiamo su... ecco, già ero pronto. Andiamo su Turbo Open End, flag su tipo di sottostante, indice sottostante Nasdaq 100. 25 sono i prodotti, categoria quindi sia long che short. Noi filtriamo per un'impostazione long, quindi un Turbo Open End Call. Ce ne sono 9. Se li orientiamo per prezzo crescente sul fronte denaro lettera, troviamo insomma prodotti dalla leva più aggressiva alla leva meno aggressiva. Allora, diciamo che i primi due sono già in forte odore, perlomeno il primo, di knockout, anche il secondo, stiamo nel pre-market di fatto già sotto questo livello di strike, diciamo che potremmo orientarci di lì in giù. Secondo me, anche in ottica di un trading mordi e fuggi, secondo me potrebbe essere già idoneo questo, che comunque ha pur sempre una leva decisamente marcata, 26,8 volte, una distanza a livello barriera di 6,38, diciamo che rispetto all'open abbiamo abbondanti altri 400 punti circa, scusate un attimo, sì, 400 punti circa,
però ecco, anche, stiamo anche al di sotto a quelli 11.220 che potrebbero rappresentare l'ultimo spartiacque, quindi di fatto anche questo stop loss è inferiore ai nostri livelli di stop loss implicito. 4,21 si compra il certificato, è un certificato a leva dinamica a fronte degli 11.832, questo siamo ancorati sulla chiusura di venerdì, come detto in precedenza il futures cambia già a 11.450 punti circa, quindi una leva anche leggermente più alta di questi 26,80, è una distanza a barriera ovviamente leggermente più contenuta, però ripeto, in ottica di mordi e fuggi è il certificato sicuramente più idoneo in questo momento. Stiamo prendendo, come si suol dire, il coltello mentre scende, quindi attenzione sempre, stop loss in canna e attenzione anche a come si muove l'indice e il future di riferimento. Amici, seguiremo questa operazione sul sito di certificati derivati e soprattutto sui nostri canali social, quindi LinkedIn e soprattutto Telegram. Vi auguro un buon weekend, nonostante non sia partito al meglio, e un buon proseguimento di training a tutti. Ciao!